Buongiorno a tutti da Antonio Castiotta. Oggi, per l'angolo della solidarietà, sono stato chiamato e sono sul porto di Levante di Mafodonia, all'interno della saletta del bar perché fuori piove. Ecco, sono in compagnia di un mio omonimo cognomino, Antonio Castiotta, che un tempo faceva il pescatore anche. Ecco qua. Antonio Castiotta da circa un anno non sa dove andare a dormire, quindi non ha un'abitazione, non sa dove andare a mangiare. E quindi un amico pescatore, avendo un peschereccio che è fermo sul porto perché ha un motore rotto, quindi gli consente di dormire all'interno delle cuccette di questa imbarcazione, dove c'è tantissima umidità, insomma, chiaramente è un ricovero, insomma, di fortuna è provvisorio, però intanto ha la possibilità di dormire lì perché non ci sono altre possibilità. Ecco Antonio, insomma, è circa da più di un anno che vivi in questa condizione, È no? quasi un anno. Dove dormi? Sulla barca, ho detto prima, Eh sì, nella cuccetta di nella questa cuccetta barca. E della per barca, mangiare come fai? Ti arrangi? quello che posso fare, Ma tu prendi. mi porto il padrone, qualche cosa, come Percepisci il dispiace. reddito di cittadinanza? Lo percepisci? No, No, non porto non hai niente, nessun tipo di reddito no. perché comunque non hai neanche una residenza. Ecco, tu hai fatto sempre il pescatore, adesso hai 63 anni, Sì. però hai molte patologie che non ti consentono più di tornare a lavorare. Bravo, Ecco, sì. quindi hai questa problematica, quindi non puoi tornare a No. lavorare. E quindi da quanto tempo non ti cambi, non ti lavi? Da quando tu prima di Natale. Da prima di Natale che non ti cambi e No, non ti lavi niente. e non hai roba, non hai Non niente. c'ho niente, solo questi qua. Quindi solo questa roba Sono che questi qua, un jeans e è basta. un jeans e quindi vivi, diciamo, su questa imbarcazione e poi ti arrangi un pochettino in giro Ogni faccio, sì, bravo. se riesci a mangiare. Ecco, la situazione è molto evidente, molto chiara, non c'è da aggiungere altro, quindi mi rivolgo, così come ho fatto per Leonardo, insomma, alla Casa della Carità, insomma, che vedrà questo video, agli assistenti sociali. Per favore, diamo una mano ad Antonio Castriotta, anche coloro che hanno buona volontà, diamo una mano ad Antonio Castriotta, insomma, l'amico Antonio Castriotta. Insomma, non è, nel 2023 non è possibile che questa persona dorma all'interno di una cuccetta in mezzo al mare, cioè in mezzo al mare, quindi attraccato al porto, dove c'è molta umidità, insomma, non si respira. E quindi per il momento, insomma, cerchiamo in qualche modo di toglierlo da questa allocazione e di sistemarlo nella Casa della Carità o comunque sia in una situazione idonea, diciamo, al vivere di questa persona, che possa essere cambiata. Anzi, chiunque voglia in qualche modo fornirgli degli abiti, un cambio, mi può anche contattare personalmente sul mio profilo Facebook Antonio Castriotta. Agli amici di Stato Quotidiano, un saluto da Antonio Castriotta e per favore aiutiamo Antonio Castriotta. Bravo. Grazie.